Benvenuti sul canale di Gianni, canale di tutorial per pianoforte di musica italiana. Oggi voglio accontentare numerosissime richieste che mi sono pervenute nel corso del tempo attraverso commenti ai miei video precedenti e anche attraverso posta elettronica, facendo un brano che credo sia uno dei brani più belli della musica italiana di sempre. Il brano si chiama Roma non fa la stupida stasera, tratto da una commedia musicale che si chiama Il Rugantino degli anni 60, arrangiato il pezzo dal maestro Armando Trovajoli. Nella sua versione originale è cantato da Nino Manfredi e Lea Massari, poi il brano chiaramente è stato cantato da tantissimi artisti successivamente. Credo che una delle versioni più note e più commerciali sia quella di Lando Fiorini. Oggi voglio proporvi la mia versione che sostanzialmente è in linea più o meno con la versione più nota, salvo qualche piccola sfumatura dove ho cercato di dare delle venature un po' più, come dire, jazz o direi delle tensioni, soprattutto negli intermezzi, nei passaggi dove la voce non canta, in modo da arricchire sempre di più l'arrangiamento. Avete visto nella parte introduttiva del video la mia performance, ora andremo a spiegare gli accordi e la modalità di arrangiamento che ho utilizzato in questa versione. Partiamo. Cominciamo dal dire che il brano è in Sol maggiore, quindi avremo il Fa diesis in chiave. Quando quindi parlerò di Fa sarà Fa diesis. L'introduzione è abbastanza classica, quindi giriamo su tre accordi. Abbiamo La minore settima, Re settima, Sol. E questo alternarsi di tre accordi, La minore, Re settima, Sol, lo faremo per due volte, quindi ripetiamo. A questo punto, prima di risolvere di nuovo in Sol e tornare quindi nell'armonia principale, chiudo questo Re settima con una battuta sul Re settima con la nona bemolle. Ci sta bene poi questa sesta all'interno del Sol, prima di aprire il cantato. Quindi subito dopo il ritornello, Sol, Sol sesta. Partiamo con gli accordi. Quindi dopo il Sol sesta post introduzione, apriamo con questo Sol maggiore nona, vedete, ho il La all'interno. Attenzione adesso, il secondo accordo possiamo avere diverse varianti. Quella che preferisco è quella di suonare Mi bemolle diminuito settimo, quindi ho un accordo di Mi bemolle al basso con il Fa diesis, il La, il Do e il Mi bemolle, vedete? E ritorno in Sol maggiore sesta. Ora, ci sono diverse varianti, quindi se non vogliamo suonare questo Mi bemolle diminuito, possiamo semplicemente alternare al Sol maggiore la Sol, il Sol quinta più e il Sol sesta, in questo modo. Quindi, Sol, Sol quinta più, Sol sesta, Sol quinta più. Se vogliamo essere un po' più, come dire, dare all'arrangiamento un po' più di respiro, preferisco avere il Mi bemolle con la settima diminuita. Sol quinta più e giro adesso su Si minore settima. Anche qui, prima di tornare in La minore, il giro è Si, Si bemolle, La, attraverso gli accordi di Si maggiore, Si minore settima, scusate, Si bemolle diminuito,
e La minore settimo. Dopo La minore settima, suono questo tipo di passaggio, cioè passo da un Si minore settima, Si minore settima, seguito da un Mi maggiore settima. Attenzione, qui faccio Si bemolle, quindi uso la quinta bemolle dell'accordo di Mi maggiore, che è appunto il Si bemolle, e poi uso la quinta naturale, quindi passo da Si bemolle a Si, perché do questo tipo di armonizzazione, Si, Si, Do, e quando suono il Do ritorno in La minore settima, quindi rientro in La minore settima, alterno La minore, Re maggiore settima. Di nuovo. Anche qui, come facevo sull'introduzione, prima di chiudere e di risolvere l'armonia, appoggio questa nona bemolle prima di andare nel successivo accordo, quindi alterno La minore settima, Re maggiore settima per tre volte. Nel video poi io ho fatto una, diciamo, un'ulteriore tensione facendo questo passaggio. Anche qui l'uso della quinta bemolle è abbastanza tipico, quindi uso quinta bemolle e quinta naturale. Come facevo sul Mi, questa volta lo faccio sul Re. La minore settima. Ancora, vedete, nei passaggi della voce, quinta bemolle, quinta. Re settima, nona, bemolle. Attenzione adesso, passaggio tipico della musica, anche bolero, latina, eccetera, eccetera, quindi non risolvo su un Si minore normale o un La minore, faccio un passaggio che prevede Fa settima. Questo Fa settima contiene sia chiaramente la settima, quindi il Mi bemolle all'interno, che anche il Si naturale. Anche qui quindi avremo una quinta bemolle. Vedete quante quinte bemolle esistono all'interno di questo arrangiamento? Quindi avremo un Fa settima con la quinta bemolle, che è rappresentata dal canto in questo momento. Il Si viene cantato, quindi vedete? Ora devo risolvere questo passaggio dopo il Fa maggiore settima. Scendo in Mi maggiore settima. E ora, attenzione. Quindi La, attenzione, La maggiore con la settima e con la tredicesima. Quindi utilizzo il Sol e il Fa diesis all'interno dell'accordo. Passaggio veloce. La tredicesima diventa tredicesima bemolle. Quindi dal Fa diesis mi sposto sul Fa naturale. Cambio l'accordo in Re maggiore con la settima e la nona e nona bemolle. Abbiamo già visto questo tipo di passaggio, soprattutto sulla musica latina, sulla bossa nova, ma anche un pezzo italiano come Ancora di Edoardo De Crescenzo, dove facciamo questo passaggio. Ancora. E la stessa cosa qui, perché poi siamo in tonalità di Sol, quindi avremo... Quindi la settima, tredicesima, tredicesima bemolle, Re settima nona, Re settima nona bemolle. Rivediamo prima di partire con il ritornello. E di nuovo ripetiamo la strofa.
ripetuto Sol con il Mi bemolle diminuito, Sol sesta, Sol quinta. Attenzione, adesso vado in Re minore settima. Quindi ho fatto Re minore settima, Sol settima, Do settima più o Do settima maggiore. Quindi qualcuno ammette, ho visto anche la nona bemolle sul Sol, quindi possiamo fare. Ancora più jazz, no? Quindi questo Do settima maggiore, torno in Si minore, stesso passaggio che facevo prima. Stesso passaggio, quindi Si minore settima, Mi maggiore settima con la quinta bemolle, La minore settima, Fa settima. Ora mi sposto su un accordo di Fa diesis minore settima, ma con la quinta bemolle. Quindi invece del Do diesis utilizzo il Do. Accordo di Fa diesis minore settima con la quinta bemolle. Anche qui, dopo il Fa diesis minore con la quinta bemolle, Si maggiore settima, Mi minore settima. Di nuovo, se vogliamo arricchire ancora di più l'arrangiamento, continuiamo con la scia delle quinte bemolle, quindi farete Fa diesis minore, quinta bemolle, anche qui Si maggiore settima, quinta bemolle, quinta, Fa, Fa, Sol, e andiamo in Mi minore, quindi. Vedete, cambio subito dal Fa, mi sposto sul Fa diesis, quindi quinta bemolle, quinta normale dell'accordo di Si settimo. Mi minore settima, accordo di La settima maggiore, La settima, Mi, 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 Fa, quindi ora vedete, suono Mi, Fa, Fa diesis, sarebbe quindi La maggiore con la settima, con la quinta più, Re settima, risolvo ancora prima di tornare in Sol maggiore, con il Re settima la nona bemolle. Allora, il brano non è particolarmente complicato se seguiamo la linea base degli accordi, ma se vogliamo dare un tocco di professionalità al nostro arrangiamento dovremo arricchirlo di tensioni. Quindi avete visto quanti passaggi ho fatto sulle nona bemolle oppure sulle nona, e a questo punto il brano diventa armonicamente più elaborato e anche molto più piacevole, sia che lo vogliate accompagnare con il pianoforte da un punto di vista di melodia o anche con la voce. Con questo non mi resta altro che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video, alla prossima cover, sempre per pianoforte, sul canale di Gianni. Un grande abbraccio a tutti e grazie. Ciao.